Buongiorno e benvenuti ad Autoprodottamente Burrasca. Oggi faccio un video veloce, vi faccio vedere come recupero l'acqua piovana. Dunque, sopra lì c'è semplicemente la gronda del tetto, tutta l'acqua del tetto va a finire lì e ho messo sotto un bidone che quando piove va a riempirsi e ho messo a fianco altri bidoni e li ho uniti praticamente con dei tubi. Ok, questo è un vecchio tubo della lavatrice e quindi quando piove si riempie il primo bidone che va poi a riempire il secondo che va a riempire il terzo. Chiaramente i tubi sono a scalare, questo rimane più alto di questo e è a scalare. Qui ho messo il rubinettino che è comodo, se devi prendere poca acqua apri il rubinettino e esce l'acqua che si è accumulata nell'ultimo bidone. Chiaramente col rubinettino avrai a disposizione metà bidone, ma se hai bisogno di poca acqua va più che bene. In caso se hai bisogno di più acqua si può prendere l'innaffiatoio o il secchiello e andare direttamente a prendere l'acqua dal primo bidone. Questi due bidoni sono tappati in maniera tale da evitare che entri sporcizia, zanzare, tante cose. Questo andrebbe tappato e stappato quando piove, però per comodità lo lasciamo sempre stappato. E ogni tanto chiaramente vanno svuotati e puliti bene da tutte le foglie, tutte le impurità che entrano. Bene, andiamo nel retro che vi faccio vedere il retro come recupero l'acqua piovana dalla tettoia del capanno. Dunque siamo dietro al capanno, come potete vedere il capanno ha la tettoia, purtroppo non c'è la grondaia. Qui ci sto ancora lavorando, in realtà dovrei mettere una grondaia che va a recuperare tutta l'acqua della tettoia per poi fare lo stesso discorso che riempie il primo bidone, che riempie il secondo e li devo ancora unire. Qua ci sto ancora lavorando, chiaramente metterò i secchielli, qua purtroppo li ho trovati un po' più piccoli i bidoni, li metterò a scalare in maniera tale che quando si riempie il primo poi si riempiono gli altri di fila e farò la stessa cosa qui. Ci sto ancora lavorando, comunque da quando li ho messi comunque l'acqua dentro c'è, ecco, come potete vedere l'acqua piovana l'ho raccolta, così in caso mi serve ho sempre la mia riserva d'acqua. Poi chiaramente un altro modo per risparmiare acqua nell'orto è fare una buona pacciamatura, ma ho già fatto un video a riguardo della pacciamatura. Qui come potete vedere c'è un bello strato di pacciamatura e se andiamo a scavare sotto la terra è veramente umida, a parte vabbè che ha piovuto qualche giorno fa, però direi che la terra è molto bella perché uso una buona pacciamatura. Chiaramente bisogna recuperare l'acqua, come potete vedere dai bidoni, ma anche per risparmiare si può utilizzare questo metodo, così le piante avranno bisogno di meno irrigazione. Dunque chiaramente vi consiglio, se riuscite a recuperare dei bidoni, questi bidoni che avete visto io li ho recuperati in giro, un po' in discarica, un po' da amici che li buttavano via o cose del genere, poi basta poco, un tubo, io ho usato il tubo della lavatrice rotta, un rubinettino che ho recuperato e comunque i rubinettini costano pochissimo. Se riuscite, avete la disponibilità di una tettoia, buone, riuscite a recuperare un po' d'acqua piovana quando piove. Chiaramente in caso ci sono altri metodi per recuperare l'acqua, però questo è il metodo che utilizzo io. Bene, da Autoprodottamente Burrasca è tutto, alla prossima.